energia, di tua creatività proprio nel momento delle riprese? Proprio per essere modesti e non fare un bruffoncello, non l'ho mai fatto, anzi sono sempre accusato dai miei familiari che esagero al contrario, ad essere altruista io mi tengo sempre da parte, però un buon 70% di improvvisazione c'è, 30% rispettavo il copione, ma solo come linea generale. Ma io mi divertivo al momento a dire come ho fatto a inventare questa battuta, ammazza come sono breve, dicevo fra me e me. Però non mi sono mai, ultimamente, negli ultimi 30 anni, quando i registi finiscono una scena, fanno linea, mi deve vedere come è venuta, dicono non mi amo più fisicamente quando mi ingrassai, mi ho perso i capelli improvvisamente, insomma, velocemente. Però 70 sicuro di improvvisazione c'è. Cioè, per esempio una volta anche con Solenghi, Tullio, che è bravissimo attore, non mi ricordo, era la moglie in vacanza alla Manza in città, che lui faceva mio cugino, e io dissi proprio una cosa che non mi ricordo, proprio quello non lo posso vedere, una cosa proprio di pelle, e lui fa una cosa epidermica, no, di lettura, rottura di pelle, proprio rottura di pelle. E mi venne, dico, ma è bella questa cosa, la tengo anche per un altro film, poi se no mi dimentico, ma ne dico tante all'ultimo momento di queste cose che mi compiaccio. Molte sono inventate, allora per esempio la scena famosa di quello che entro Fracchia la Bellomana, che sapete tutti a memoria, chissà quanti ce l'hanno sul telefonino, benvenuti, eccetera, eccetera. Fra l'altro ho conosciuto un commissario che si è ricordato, il commissario che sta qui stasera con noi, senza fare il nome, il commissario Riccio, che lo saluto, che si è presentato e mi ha detto mi devi fare l'autografo, però devi scrivere il commissario Logatto, giustamente, che si è ricordato che Manganelli, che è stato uno dei capi della polizia che abbiamo avuto in Italia, bravissimo, non c'è più, quando faceva i nuovi commissari o i vice commissari, gli ispettori, insomma questi che lui diplomava, laureava, non so qual è il termine giusto, diceva aspettate, prima di uscire dovete cantare tutti la canzone di Banff, tutti quanti, e poi diventava il commissario di Catania, il commissario di... con vergognato ti faceva non sono ricchione. E questo fatto, all'idea che tanti commissari o prossimi tali cantavano questa canzone, mi faceva onore, se non mi fa piacere. E ci credo. Senti, posso chiederti una cosa, cioè... Paolo Villaggio